Io mi chiamo Tonio Vinci, sono un autore, diciamo, originario della Puglia, però ho vissuto in tante parti d'Italia, Reggio Emilia, attualmente abito a Pescara, sono insegnante anche della Scuola Internazionale di Comics di Pescara. I miei libri sono Nonni della Tua, poi Ostablement, è un altro libro di Hazard Edizioni, poi negli anni ho fatto delle collaborazioni, ho collaborato con Il Male di Sparagna, con, ho fatto delle vignette per News Magazine, cioè ho iniziato come vignettista e poi piano piano sono andato verso quello che adesso chiamano graphic novel, cioè il fumetto lungo. Veniamo spesso invitati a tanti festival, in molti di questi festival li conosciamo e li apprezziamo una volta arrivati. Questo festival mi ha, dico la verità, mi ha dato la possibilità di conoscere questa città dove non c'ero mai stato, quindi quando mi hanno invitato ho accettato proprio con piacere per cercare di conoscere persone nuove che parlano tedesco anche, persone diverse da me, perché diciamo che principalmente io faccio il fumetto per conoscere gente. Allora, per me il fumetto in quanto tale non è disegno, non è niente, ma è racconto, cioè è farmi entrare in un determinato mondo per un certo periodo. Questo mondo mi può far conoscere delle cose che non conoscevo, come quando ho letto Marjane Satrapi, l'avete letto Persepolis, quindi io non sapevo assolutamente che a fine anni 70 in Iran c'erano le donne con la minigonna, quindi mi fa entrare in quel determinato mondo. Se arte è far entrare una persona in un determinato mondo e fargli provare delle emozioni per 100 pagine, 80 pagine o per un'ora di film, diciamo che il fumetto è assolutamente arte.